È stato Roberto Mancini, il commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio, ad aggiudicarsi il premio alla carriera, istituito da anni ormai in occasione del Memorial Franca e Moreno Vannucci, arrivato alla sua 20ª edizione. Mancini, accolto dagli applausi di tutti i presenti alla Pistoia Nursery Campus, ha ritirato il riconoscimento dal titolare dell'azienda Vannucci Piante, organizzatrice dell'evento, Vannino Vannucci. Sicuramente alla Nazionale è molto importante, è motivo di orgoglio, e poi se le cose vanno anche bene è anche meglio. Qual è la difficoltà maggiore? Perché si lavora con un gruppo, non si lavora con un solo campo. La difficoltà è che li abbiamo talmente poco i giocatori che insomma a volte è un po' difficile questo. Grande onore mister, ci onora di questa presenza. È veramente un grande piacere, lo conosciamo benissimo come grande calciatore, campione e anche ora commissario tecnico, che speriamo ci porti a dei successi aspettati da anni. Durante la manifestazione sono stati consegnati anche il premio Roberto Clagluna, riservato agli arbitri, andato ad un fischietto nero donna, arbitro internazionale, la signora Maria Marotta, mentre quello intitolato a Giancarlo Innocenti, riservato alla categoria giornalismo, al direttore di TVL Luigi Bardelli. Questo è un evento al quale mio padre era particolarmente affezionato, per cui partecipato con piacere. Giancarlo è stato quello che ha seguito tutto lo sviluppo della televisione con trasmissioni che poi sono diventate, durano tuttora per i successori storiche, tipo Giovedì Sport, dove praticamente sono passati tutti gli sport minori e maggiori, la Pistoiese e tutto quanto è possibile proprio da questo mondo che aveva cercato. Quindi un sodalizio professionale, ma anche soprattutto di amicizia con Giancarlo. Di amicizia, e diciamo che tutta la televisione è nata su questa spinta e quindi cerca di cementare amicizia fra tutti coloro che lavorano. Sono veramente emozionata nel ricevere questo premio, e se penso a chi prima di me appunto negli altri anni l'ha ricevuto, sono orgogliosa e non posso fare altro che andare in campo, fare bene e essere concentrata e dare tutto quello che è la mia preparazione atletica, tecnica, e fare il massimo per rappresentare degnamente quello che è il movimento femminile. Tanti personaggi dello sport che hanno partecipato al Memorial, fra questi anche Giancarlo Abete, ex presidente della FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio. Non c'è una logica di squadra, una logica di gruppo, come si riesce a fare bene impresa quando si è in gruppo, quando si crea una squadra idonea, lo stesso discorso vale per il calcio è un gioco di squadra, non è un gioco diciamo per singoli individui, e quindi come tale bisogna riuscire a stare insieme, e è una capacità di proporre, di fare bene, di creare valore aggiunto, di creare occupazione, benessere e ovviamente anche divertimento, perché lo sport è soprattutto divertimento.